Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici. Allora, oggi faccio un video un po' diverso dal solito e volevo farvi vedere due strumenti importanti per misurare le nostre tartarughe. Quali sono questi strumenti? Sono una bilancia che misura i grammi e il calibro digitale. La bilancia serve ovviamente per pesare le nostre tartarughe. Il calibro invece serve per poter misurare in modo preciso la lunghezza appunto delle nostre tartarughe. Colgo anche l'occasione per farvi vedere questa bellissima enciclopedia degli animali che mi regalò mio nonno. E al volume 26 ovviamente non possono mancare le nostre stupende tartarughe. Tartarughe di mare, tartarughe di acqua e poi arriviamo qui alle nostre bellissime tartarughe di terra. Questa è una fotografia di una tartaruga greca, mentre invece lei è la nostra Hermanni. E guardate un po'. Assomiglia o no alla nostra bellissima Titina? Io direi proprio di sì. È una goccia d'acqua. Non è che magari qualcuno me l'ha presa e ci ha fatto la fotografia per poi metterla nell'enciclopedia? Voi che dite? Vabbè, adesso riponiamo un attimo questo libro insieme agli altri. Vabbè, lasciamo stare perché con una mano sola è sempre complicato, ma io ce la faccio lo stesso. E qui, come da buona tradizione, una tartaruga grande e una tartaruga piccola. Va bene, veniamo adesso ai nostri strumenti. Qui li apro insieme a voi, sono appena arrivati, cioè pochissimo, infatti sono nuovi di zecca. Vediamo se funziona. Intanto togliamo il cartoncino sotto. Poi ci guardiamo anche bene le istruzioni. Allora, vediamo se funziona. Ok. Non funziona. Ah, ecco, sì che funziona. Allora, pesiamo la nostra tartarughina piccola, 16 grammi. Direi che questa tartarughina è proprio in linea con il peso delle tartarughe piccole, che mediamente sono sui 13-15 grammi o 16 grammi, quelle un pochettino più grosse. Qua vediamo un po' la mamma quanto pesa. Pesa 305 grammi, è un po' leggerina, eh? È un po' leggerina, va bene. Poi io voglio anche cogliere l'occasione per dirvi che vorrò fare un video sul peso ideale delle tartarughe, soprattutto per affrontare il letargo. E questa idea me l'ha data un mio carissimo amico, un mio follower, che si chiama Jump, io lo chiamo Jump o Super Jump, in realtà lui è Giampaolo, quindi grazie Giampaolo per il suggerimento che mi hai dato. E ho comprato questi strumenti proprio grazie al suggerimento di Super Jump, perché sono curioso di vedere se le mie tartarughe, anzi se le nostre tartarughe, hanno il peso ideale per poter affrontare il letargo. Il peso secondo le tabelle del dottor Jones, un famoso veterinario inglese che nel 1800 appunto redisse una tabella dove documentava a livello statistico il peso ideale che una tartaruga doveva avere in base alle sue dimensioni. C'è una formula matematica ideata da lui, che io sono curioso di applicare
alle nostre belle tartarughe. Intanto guardiamo questo calico come funziona. Ecco qua. Che io purtroppo non sono un regista professionista e quindi devo fare tutto con una mano, perché l'altra mi serve per tenere gli strumenti. Ecco che bello che è questo calibro digitale. Allora, in poche parole, spostando questo cursore noi possiamo misurare la lunghezza corretta del carapace delle nostre tartarughe, e questo strumento, che si chiama calibro, è agevolato dal fatto di avere una lettura digitale della lunghezza. 73 sta ad indicare i millimetri, quindi 73,84 mm. Questo calibro è addirittura preciso al centesimo di millimetro. Direi che sono veramente contento dell'acquisto. E l'ho preso un po' grande, fino ad arrivare a 30 cm, perché la nostra bella titina e la nostra bella agostina sono lunghe 18 e 19 cm, e quindi gli altri calibro che trovavo su Amazon arrivavano fino a 15 e non potevo misurare il loro peso ideale. Quindi vedrò insieme a voi nei prossimi video il peso ideale che le tartarughe devono avere per affrontare in sicurezza il letargo, e soprattutto se le nostre tartarughe rispecchiano questa tabella oppure no. Speriamo bene di non fare brutta figura. Allora, io nel frattempo vi saluto con questi bellissimi strumenti, la bilancia, il calibro digitale e la stupenda enciclopedia del nonno sugli animali. Vi auguro un buon weekend, un caro abbraccio e ci vediamo presto con un nuovo video.